Segretario, perché siete qui oggi sotto l'ambasciata siriana? In Siria ci sono stati e ci sono, rischiano di esserci in futuro, troppi morti civili, bambine, bambini, donne e uomini che non hanno nessuna responsabilità di un regime totalitario che sta ammazzando con armi chimiche persone che non hanno voluto questa guerra. Il dramma è che la Siria non ha petrolio, senza petrolio nei paesi arabi non c'è notizia, non c'è Obama, non c'è Europa, per questo protestiamo di fronte all'ambasciata siriana. Non c'è nessuna relazione chiaramente fra quanto succede in Siria e l'inizio della campagna elettorale italiana? No, c'è una posizione che riguarda una tesi di giustizia e di libertà che noi difendiamo ovunque vengano conculcate nel mondo. La Siria è una di queste, bisogna ricordarla perché se ne parla troppo poco ed è giusto invece metterla all'attenzione dei cittadini italiani. Lei si è occupato dell'Asia, lei conosce un po' l'Oriente, ma perché secondo lei un paese come la Cina, che noi non consideriamo un paese democratico, non ha la stessa attenzione che ha la Siria adesso, nonostante abbia fatto quello che ha fatto? Beh, noi abbiamo protestato anche contro i morti ammazzati in Cina, siamo stati noi, sono stati radicali e non ricordo molti altri che abbiano preso questa posizione. La Cina però è una potenza economica, determina con il suo bilancio i bilanci di molte parti del mondo, Stati Uniti in testa, e quindi la si guarda con maggiore attenzione e molta cautela.